Catania, ringrazio i segretari di circolo e i militanti tutti. Da molto tempo ormai è la rabbia. Io credo che la prima, quello che si ispira, la politica che si ispira al popolarismo, sia la buona politica, scegliendo tra sfruttare le paure della gente o provando a dire parole di verità. Fammo nel 2012 e in Sicilia, nei primi mesi, partì un movimento, i forconi. In quell'occasione io parlai e dopo le post-verità, coloro i quali hanno utilizzato i mezzi innovativi e tecnologici. Oggi iniziamo il ricordo che durerà un anno per arrivare al 100° anniversario dell'appello ai liberi e forti. Grazie a tutti e a tutti, grazie in modo particolare a Pierluigi Castagnetti per la passione, per l'energia, per la dedizione e anche per la commozione con cui ha accompagnato la sua riflessione. Credo che noi abbiamo molto bisogno di maestri in questa stagione che stiamo vivendo. C'è la caccia a fare il ministro, ed è una cosa naturale, fisiologica. Il ministro però nella espressione latina viene da minus, il maestro è magis. Abbiamo molto più bisogno di maestri che di ministri in politica oggi, di persone che educano, che ricordano la memoria, e in questo senso l'omaggio a Luigi Sturzo è innanzitutto un modo per fermarsi noi, fare benzina e ripartire. Quando Castagnetti mi ha detto: ma non è che siccome il 18 gennaio ci tiri il bidone perché sei a fare le liste, io gli ho detto no, tranquillo, ho pensato, eravamo al telefono, che dall'altra parte della cornetta vi fosse un sentimento di leggera sfiducia, cioè intanto alla fine ci darà il bidone. In realtà rivendico il fatto che noi abbiamo bisogno di momenti come questo, anche e soprattutto nei momenti più tesi della politica politicante. Perché? Perché la politica ha bisogno di memoria. Io sono quello che dice futuro, 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 ma non c'è futuro se non parti dalla memoria di ciò che sei stato, che sei. L'ha detto Paolo, il segretario. E non crediamo ai partiti di plastica, a quelli che fanno le regole ad personam, a quelli che inventano le parlamentarie e che falsificano i dati giorno dopo giorno sul web, in tutte le modalità. Io trovo imbarazzante che la rete, la grande innovazione tecnologica del nostro tempo, anziché essere strumento di trasmissione di verità, diventi contenitore di bugie, rilancio costante di fake news. E lasciate per un attimo da parte la politica, fate conto che la politica non esista. Non lo dico per la campagna elettorale, lo dico perché se tu sei il padre di un bambino malato, Giovanni ci portava in quella dinamica qualche istante fa, e hai preoccupazione per tuo figlio e sai che il fatto che tuo figlio stia male non è importante come una campagna elettorale, è molto più importante che una campagna elettorale, che il lavoro, che il successo nella vita, perché se tuo figlio sta male tu perdi la testa, perché ti senti impotente di fronte alla cosa più preziosa che hai, tu ti senti incapace di dare una risposta a quella che è la più grave crisi che stai vivendo. Se sei in quelle condizioni, sei più debole, perché qualsiasi messaggio può arrivarti e farti male. Persino il messaggio degli apprendisti stregoni che sulla rete ti dicono che ci sono i guaritori e le possibilità di guarigione immediata. E tu razionalmente non ci credi perché sai che è sbagliato, ma sei debole perché non sei circondato dalla certezza e solidità delle istituzioni. E rischi di metterti nelle mani di queste persone e rischi paradossalmente, senza volerlo, di fare ancora più del male a tuo figlio e ai tuoi figli. Quando noi facciamo la battaglia contro le fake news e per la pulizia della rete, non stiamo combattendo per la nostra campagna elettorale, stiamo combattendo per la qualità della vita dei nostri figli. E quando noi stiamo combattendo per i diritti sanitari, di salute, con i vaccini, con la lotta per l'informazione, stiamo dicendo no al populismo.
Non è un caso, io credo, che anche nel dibattito politico di oggi, quando si parla di alcuni temi, casualmente i gemelli diversi del populismo nostrano, Di Maio e Salvini, su alcuni temi vanno sempre nella stessa direzione. Vanno nella direzione del no all'obbligatorietà dei vaccini come voluta dal governo, vanno insieme sulle politiche europee e su un vagheggiare referendum sull'euro, e dunque dimostrano in modo più forte che altrove la necessità di avere delle radici. Io trovo qui a Caltagirone, non solo a Caltagirone, ma a Caltagirone, un pezzo delle radici del Partito Democratico. Trovo un pezzo della nostra storia. Noi non pensiamo che si possa combattere l'ingiustizia dicendo daremo a tutti un reddito, daremo a tutti un sussidio, daremo a tutti l'assistenzialismo. Voi avete un marito, una moglie, due figli, vi diamo 1680 euro. È assurdo tutto ciò. Come la risolvi una vicenda del genere? Stampi i soldi del Monopoli? Come puoi pensare che di fronte alla difficoltà la risposta della politica sia non fare niente, ti do io 1680 euro se hai due figli o 780 euro se hai un figlio? Ho sentito qualcuno, anche amici, dire però questa è una soluzione che mediaticamente funziona. Non so se mediaticamente funziona, per me è un'assurdità. Noi ci impegniamo a dare a tutti un lavoro, e lo diciamo nel profondo sud, dove il lavoro non c'è e è in condizione della stanza, ma non possiamo dare a tutti un reddito per il principio di essere cittadino e quindi dare a tutti uno stipendio. Uscire dalla cultura dell'assistenzialismo è il presupposto di una politica moderna. Avere la capacità di lottare contro l'ingiustizia per creare lavoro, per creare opportunità di sviluppo e di benessere, deve essere il nostro assillo quotidiano. Come Salvini è europeista una volta al mese, il 27 del mese, quando deve prendere lo stipendio, come europeista lui, non è europeista nessuno. Voi direte, ma come? Utilizzi il grande pensiero di Sturzo per fare una polemica quotidiana? No, io dico che noi su questi temi vogliamo confrontarci. E se fossimo qui con altri a discutere nel merito, a ragionare nel merito, saremmo lieti e felici, orgogliosi di poter discutere di quello che ci attende nei prossimi anni. Ma dal futuro dell'Europa e della politica in Europa deriva il futuro dei territori. Parlamentari delle opposizioni hanno gridato: noi ce ne andiamo contro la deriva autoritaria, noi faremo il nostro Aventino. Penso che dovremmo essere molto più sobri nell'utilizzo del vocabolario politico. Una cosa è non essere d'accordo con una legge, una cosa è evocare la minaccia fascista che ha provocato ciò che ha provocato. E se noi non impariamo a utilizzare un linguaggio diverso nel nostro dibattito politico, noi creiamo le condizioni perché la nuova generazione viva nell'ignoranza. Chiamo ignoranza un'altra faccia del populismo: la capacità di non approfondire i problemi, la superficialità, l'idea di svicolare, di non approfondire i temi. È per questo che, orgoglioso del bonus cultura che abbiamo dato ai diciottenni, ho detto che la prima misura della prossima campagna elettorale non dovrà riguardare i diritti dei giovani, ma dovrà riguardare i doveri dei giovani, a cominciare dal servizio civile obbligatorio per la nuova legge. Non abbiamo paura di dire che la nuova stagione ma c'è un tema che riguarda i partiti. O noi siamo in condizione di affermare che i partiti sono luoghi di tutti, di chi si iscrive, di chi vota e di chi con metodo democratico concorre all'organizzazione della democrazia, oppure noi abbiamo una deriva tutta italiana nella gestione dei partiti. Io sono stato accusato di aver personalizzato non soltanto il referendum ma la vita politica italiana. Eppure noi siamo gli unici che nel simbolo del nostro partito, quando ci presentiamo alle elezioni, non mettiamo il nome del segretario. Non lo abbiamo fatto nel 2014 quando abbiamo preso il 40,8%, non lo faremo questa volta. Tutti quelli che ci hanno fatto la morale sulla personalizzazione hanno bisogno di mettere un nome e un cognome
noi preferiamo mettere dei valori condivisi che vadano oltre un nome e un cognome. Un partito non può essere un leader, un partito non può essere un nome e un cognome, un partito non può essere una scuola di sindaco. Spiace dover dire una campagna elettorale in cui tutti gli altri simboli sono pieni di nomi e cognomi più o meno candidati. Eppure, da Sturzo ad oggi, dalla notte di Sturzo ad oggi, due soli partiti hanno ottenuto più del 40%, il Partito Democratico, grazie a tutti voi, nel 2014, e la Democrazia Cristiana nel 1959 con la vittoria del Fanfani. Non capito perché voi applaudite più la Democrazia Cristiana che il Partito Democratico. Quello però che vorrei dire, posso avere una mezza idea, a chi di voi applaude più la Democrazia Cristiana che il Partito Democratico, vorrei sommessamente far notare che tanti dei vostri amici democristiani, a pensare che alle prossime elezioni quel simbolo, lo scudo crociato, sarà accanto alla Lega di Salvini, si rivoltano nella tomba e pensano che c'è qualcosa che non funziona nella storia di quel simbolo. Una trasmissione di Digimo, ho mostrato il mio conto corrente, mi ero un po' stancato di essermi, di sentirmi tutti i giorni accusato di tutto, dai sacchetti di plastica, su cui non dico da nessuno, ma ho una cugina di una zia di un nipote che ha un business particolarmente florido di cui non dobbiamo dire niente a nessuno. Spero che chi stesse applaudendo non ci credo, non abbia creduto a questa importante fake news che girava nel corso delle ultime settimane. E mi ero staccato di tutta una serie di polemiche rispetto all'onestà. L'onestà non è patrimonio di un partito politico. L'onestà o è la precondizione dell'impegno politico o non è. O noi riconosciamo che tutti i politici devono essere onesti e diciamo poi che sulla base del fatto che tutti devono essere ci dividiamo in quelli capaci e quelli incapaci, oppure noi abbiamo perso ogni tipo di speranza nella comunità politica. Oggi qualcuno ha proposto che il ministro dell'interno lo faccia Salvini, perché ha fatto in questi anni un sacco di post a favore della polizia e dei carabinieri. Tanti post su Facebook, tanti. Se bastassero i post su Facebook a pagare lo stipendio, avremmo i poliziotti e i carabinieri più pagati d'Europa. Però lo voglio dire perché non si scappa dai fatti e dalla realtà. Per anni quella maggioranza che candida Salvini a fare il ministro dell'interno ha bloccato gli stipendi e le carriere dei poliziotti, dei carabinieri e dei finanziari. E li abbiamo sbloccati noi con uno sforzo straordinario. E noi diciamo che le nuove assunzioni che sono già in programma nel 2018 sono quelle che il nostro Parlamento, la nostra maggioranza, il nostro governo ha finanziato. Però non passa, perché fa più presa la paura, l'indignazione.